Buongiorno a tutti e benvenuti di nuovo nella mia cucina. Innanzitutto volevo ringraziarvi per gli iscritti, siete veramente tantissimi. Oggi vi voglio mostrare una ricetta tipicamente calabrese che li fa mia madre. Io sinceramente non le ho mai fatte perché non le so fare. Si chiamano le crispelle. Questo è l'impasto finito dopo quasi 2 ore di lievitazione al caldo coperto da un canovaccio. E gli ingredienti per farli sono questi: 500 g di farina 00, un bicchiere di olio di semi, 2 patate lesse, 2 cucchiai di zucchero, un pizzico di sale, una bustina di lievito di birra oppure un panetto e acqua quanto basta per avere un panetto morbido come questo, elastico. Occorrerà anche un piattino con dello zucchero, sono come delle ciambelle, però sono molto diverse perché hanno un impasto diverso alle classiche ciambelle e poi vengono fatte con un cucchiaio. Ora infatti faremo vedere proprio la procedura. Riempite il piattino e riempitelo di zucchero. Prendete il piattino, scusate, e riempitelo di zucchero. A parte prendiamo 2 cucchiai con dell'olio d'oliva, di semi di oliva, e dovete prendere l'impasto a cucchiaiate, che ora vi faremo vedere come. Ecco come si fa: si prende a cucchiaiate, aiutando con il cucchiaio bagnato di olio, e si lasciano friggere in olio bollente d'oliva. Potete dare poi la forma che volete una volta immerse nell'olio, perché se aspettate un po', più l'olio si farà caldo e più inizieranno a gonfiare. Vedete come stanno iniziando a gonfiare? Abbiate cura di girarli ogni tanto e potete toglierli finché, dopo che saranno dorate, ben dorate, perché saranno croccanti fuori e morbidi dentro. Una ricetta molto facile e veloce, come ho spiegato adesso nel video, e gustosa, diceva mia madre. Ecco, una volta cotte e ben dorate, si passano nello zucchero subito, altrimenti se le facciamo asciugare non prenderà lo zucchero. Volevo aprire una piccola parentesi: queste frittelline, crispelle come le chiamiamo noi, sono molto leggere perché non contengono né uova e né burro. Sì, sono fritte, perché purtroppo al forno non verrebbero mai buone e ottime come queste, però una volta ogni tanto si può anche sgarrare. Con l'impasto 500 grammi verranno tantissime frittelle, tante, e una volta raffreddate potete farcirle come più volete. Anche con crema pasticcera, Nutella, noi sinceramente le mangiamo così, perché piacciono già così. Ecco le nostre prime frittelle, vi ripeto, ne usciranno veramente tanti, quindi se volete dimezzare l'impasto potete farlo. Vi faccio vedere come sono morbide, morbidissime e croccanti.
Quindi spero che la video ricetta vi sia piaciuta, lasciate un like o se avete da dire potete dirmelo nei commenti. Io vi aspetto alla prossima ricetta, ciao, a presto!